Questa sera alla Tour d'Or Calvisi Gioia Sannitica per la serata di gala organizzata dal Rotary Club Alto Casertano Piedimonte Matese. L'intero ricavato della serata verrà utilizzato per aiutare le popolazioni del centro Italia colpite dal sisma degli ultimi mesi. Per voi abbiamo raccolto una serie di immagini e di interviste. Siamo in compagnia della signora Annalita Ciardi, past governor del distretto 2100. Le chiedo una breve introduzione riguardante il Rotary Club. Io, da ignare totalmente estranea, vorrei capire qualcosa in più del vostro mondo. Bene, il Rotary è la prima associazione di servizio al mondo. È nata nel 1905 ad opera di Paul Harris, il nostro fondatore, che era anche un visionario perché aveva immaginato in una Chicago degli inizi del secolo, 23 febbraio 1905, l'inizio dei Rotary, di fondare un'associazione che avrebbe potuto costituire un momento di riferimento, di amicizia, di convivialità e anche di mutuo soccorso. Da quella sera il Rotary, nel giro di poco, è praticamente approdato in tutti i continenti ed è diventata la più importante associazione di servizio sia sul piano internazionale che su quello locale. Noi abbiamo 35.000 club, 530 distretti che ne sono il raggruppamento, e qui siamo nel distretto 2100, che comprende la Campania, la Calabria e il territorio di Lauria in Basilicata. E siamo in presenza di una importante manifestazione di servizio del club Alto Casertano Piedimonte Matese, che ha condiviso con oltre 300 persone un'iniziativa di service molto importante di sostegno ai terremotati dell'Italia centrale. Quindi un'iniziativa in cui si riconferma il grande valore del servizio rotariano, della umanità, che ne sostanzia i contenuti, della solidarietà e anche della comprensione tra i popoli. E quindi mi complimento, faccio veramente gli auguri al club perché è riuscito a creare un'iniziativa così entusiasmante, così importante, di condivisione ma anche di realizzazione concreta di un'opera e quindi dei Rotary del fare. Grazie. Yeah.
Dottore, questa sera alla Tour d'Or per sposare una causa importante come spesso fa il Rotary Club. Sì, stasera è una serata particolare che noi abbiamo dedicato a Rotary. In genere ogni anno il Rotary ha dedicato a un evento straordinario, quello è stato il terremoto nel centro Italia. In genere noi ogni anno dedichiamo una giornata raccogliendo fondi con la partecipazione di tanti amici, la disponibilità del proprietario di questo ristorante che da lontano 78 ci concede questa serata, offrendoci la sala, i suoi operai e soprattutto alla collaborazione di tanti commercianti che ci offrono le cibarie, le chiamo così, in modo che la serata viene quasi gratuita. Il biglietto, il ricavato del biglietto viene poi devoluto per un caso particolare. Per tanti anni abbiamo devoluto la somma raccolta all'Associazione Italiana Ricerca Cancro, problema purtroppo sempre presente, sempre importante, nonostante siano stati fatti tanti progressi per debellare questa straordinaria malattia che continua a mietere tante vittime. Da alcuni anni invece abbiamo dovuto dirottare, tra virgolette, i nostri fondi per altre cause non meno importanti. Qual è stato quello, per esempio, la raccolta fondi per degli ospedali nell'Africa? Poi dopo gli ospedali si è presentato il problema dell'acqua, per cui abbiamo creato delle pompe solari, un nuovo sistema per raccogliere l'acqua dai pozzi senza lo sforzo manuale ma con delle particolari pompe che vengono fatte funzionare con il sole. Quest'anno invece l'evento così drammatico del terremoto ci ha convinti a organizzare questa serata e tutto il ricavato lo devolveremo per il centro Italia. Il Rotary, sempre sensibile, perché lo scopo del Rotary è quello, fare del bene, aiutare. È nato proprio nel 1905 nella Chicago terribile, caotica di un'America in crescita, da parte di alcune persone che sentirono la necessità impellente di aiutare la popolazione nei bisogni quotidiani. A questa necessità di vita quotidiana, a questa necessità di bisogni immediati, si è unito poi nel corso del tempo anche la necessità di dare dignità all'uomo, quindi unire al bisogno materiale anche un bisogno morale, aiutare, far sentire gli altri uguali a noi, evitare che ci siano delle disuguaglianze in tutto il mondo, senza divisione tra ricchi e poveri, tra religioni, tra razze. Questo è lo scopo del Rotary ed è uno scopo basato su un motto straordinario del Rotary, l'amicizia, su questa parola straordinaria che deve unire tutti i popoli. E concludiamo la serata con un commento da parte del presidente. Sì Luisa, grazie, sono contento, sono entusiasta di come è andata in termini di partecipazione, in termini di emozioni che ho avuto io e che so che hanno provato tutti quelli che hanno partecipato, e sono contento, sono onorato di vivere in un territorio dove quando si tratta di aiutare il prossimo si risponde sempre con la massima partecipazione, con il sostegno di tutti e devo dire tutta gente eccezionale. Grazie, grazie ancora, grazie a tutti, grazie agli sponsor, grazie a quanti sono stati vicini. Grazie, grazie, grazie.
dalla Tour d'Or di Calvivi Gioia Sannitica è tutto. Grazie per essere stati con noi.